Benvenuto a Punto Football Club. Chiedo il permesso di salire a bordo. Permesso accordato. Orgoglio, senso di appartenenza, quello che ti fa vivere il risveglio di una mattina di fine maggio come se fosse il giorno in cui devi giocartela tutta, sino in fondo. E devi giocartela tutta con non i social network, non WhatsApp, devi giocartela tutta su un manto erboso, sudando, anche con tanti infortunati, anche senza un punto meritato guadagnato in campo contro un avversario difficile. E al posto di tutti i social network, forse l'unica cosa da tenere all'interno dei padiglioni auricolari sarà la vecchia radio. E noi, che di vecchio non abbiamo nulla, una cosa abbiamo recuperato, sopravvissuta anche alla rottamazione di un certo Matteo Renzi, un oggetto non identificato, che se si allarga piano 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 la camera, un giovane giornalista appena iscritto all'ordine, Enzo Foglianese. Benvenuti a Punto Football Club e facciamoci un brindisi già. Buongiorno a tutti, permettete. Un alla salute, alla salute. Devo dirti che stai invecchiando abbastanza male. Io ne sono consapevole a differenza tua. Facciamo un brindisi subito, benvenuti nel club di Punto TV, benvenuti lo studio. In un appuntamento, ad un appuntamento che sarà consueto nei prossimi giorni, quotidiano, a dispetto dei gufi che già stasera per Bari Novara vorrebbero che fosse tutto finito. Noi invece brindiamo e so, caro Enzo, che questa sera il cuore ti batterà forte come un tamburo. Te ne posso dare, te ne sto dando una dimostrazione. Ho detto tamburo. Tamburo? Ma chi è? Oh! No, calmi ragazzi. A me avevano detto Punto Football Club, non Punto Festival Bar. Antonella Resta, che ci fai? Volevo aggiungere al vostro fantastico discorso, volevo salutare il nostro ospite. Ciao, ciao. Enzo. Che tutti i nostri tifosi possono scriverci. Dove? Su WhatsApp. Oh, il che numero? È 391 40 57 039. Invece su Facebook potete scriverci sulla pagina di Punto TV. E anche su Twitter. Certo, volendo. Anche su Twitter. Io ho detto che i social network non ci servono, però Enzo, alla fine, sai, viviamo nel 2014. Sai com'è? Ma nel 2014 non invecchiano soltanto i giornalisti, non invecchiano soltanto i telecronisti, invecchiano anche i calciatori, perché i social network sono come la moglie, sono un male necessario. È vero, però io ho un grandissimo piacere a ricordare che 112 presenze, 51 gol tra campionato e Coppa Italia in 4, dico sole 4 stagioni,
E in nostra compagnia invecchia anche lui, ma come il buon vino migliora, un certo Igor Protti. Ce l'abbiamo? Hola! Ciao a tutti. Buongiorno, principe Igor. Perché lo chiami così? Grazie. Devo cominciare dalla BC. No, io non ho il livello culturale il con la principe Igor, da un'opera di Borodin, compositore Borodin, russo. Che giocava con Brolin nella Svezia. No, vabbè, non è lui. Chiuso. Come sta, Igor? Bene, grazie, bene, tutto bene. Voi? Ma noi, in tensione, lo puoi immaginare. Adesso facciamo finta che non ci si sia sentiti negli ultimi giorni. So che hai anche sporto denuncia al comune di Livorno per uno stalker che ti sta perseguitando con dei WhatsApp, vero? Ti chiedo scusa, ma non ti sento, Max. Dicevo, adesso vediamo se mi senti. Fammi un cenno. Ecco, benissimo. Ora sì, ora sì. Facciamo finta che non ci si sia sentiti negli ultimi giorni. Mi risulta che ha anche sporto denuncia al comune di Livorno per uno stalker che ti sta whatsappando, vero? Sì, sì, no, ma è stato uno stalking piacevole, piacevole. E soprattutto piacevole essere qui con voi per questa vostra nuova avventura in questa giornata così, così importante e speciale per tutti noi tifosi del Bari. Hai detto bene, giornata speciale, nottata di più. Le ultimissime dicono che abbiamo superato quota 50.000 tagliandi venduti al San Nicola per questa sera. Igor, una partita giocata da te, io te ne dico una, in notturna con un pubblico analogo. Bari-Inter 4-1, segnasti una doppietta. Eh sì, ovviamente mi auguro che il risultato finale sia lo stesso. E i 50 e più mila spettatori che ci saranno stasera a San Nicola non richiedono neanche nessun tipo di considerazione, di commento, si commentano da soli e dimostrano a tutta Italia, ma sono convinto che poi questo farà il giro del mondo, perché è una cosa, è una follia piacevole. Per fortuna spesso e volentieri nel calcio si parla di follie molto meno interessanti, e Bari sta facendo parlare veramente di sé nel mondo per un esempio che è straordinario per il mondo del calcio. Comunque vada a finire, si è detto, però attenzione, giochiamocela sino in fondo, tra un po' entriamo nel vivo della formazione, delle ultimissime anche riguardanti Galano in particolar modo, c'è ancora un punto di penalizzazione che balla, ce lo tolgono, ce lo lasciano, ma Enzo, la cosa più importante, abbiamo detto il valore della radio, e tu che ne hai fatta per qualche tempo, ma stasera è la serata dei ciambotti, come dicono alla pescheria vicino casa mia, o no? No, a dire la verità, io mi domando davvero se il Latina consentirà allo Spezia di prendere un punto. Allora ricordiamo a tutti, tra un po' la nostra regia ci farà vedere proprio la situazione della classifica della corsa dei playoff, verso i playoff, classifica alla mano e scontri della giornata di questa sera, calcio d'inizio alle 20:30. Ecco, tra qualche istante la vedremo. Ma la domanda che faccio a Enzo la giro anche a Igor, che tra l'altro di mare è esperto. Il ciambotto sai bene cosa vuol dire? Vuol dire il biscotto, vuol dire la partita preparata. E noi qui a Bari ci siamo scottati le dita troppe volte, Igor, tu lo sai. Pensi che alla fine si è davvero voltato pagina, non solo a Bari ma anche altrove, che giocheranno tutti sino alla fine col coltello tra i denti? Ovviamente questo è quello che ci auguriamo tutti quanti, non solo perché teniamo al risultato del Bari, ma perché credo che il calcio e lo sport dovrebbe essere così. E credo ci siano due, in questo caso e in questo senso, due vantaggi in due partite dove ci sono squadre che giocano in casa, anzi tre, sia il Varese contro il Siena, che il Palermo contro il Crotone e la contro lo Spezia. Quindi credo che poi in casa fare brutte figure scocci molto di più eventualmente a tutti quanti, senza considerare poi che il Varese ha ancora qualche chance, qualche possibilità, e il Latina anche per una posizione. Igor, ogni tanto c'è questa zanzara impazzita, dica. Vabbè, abbiamo capito, c'è qualcuno forse che vuole parlare? Sì, tu sei portavoce dei tifosi, quindi sentiamo che ci hanno scritto. Dei tifosi ci hanno scritto. Allora, c'è una giovanissima Giusy da Barletta che ci scrive, tifosissima della Bari. Della Bari, della perché Bari. Ora ci arriviamo, Enzo, ora ci arriviamo. Conserverò il biglietto di stasera gelosamente, sì. Comunque vada, sì. per raccontare che c'ero anch'io. Grazie ragazzi, standing ovation per tutti noi. Andiamo in sequenza, c'è Giusy, poi? Poi c'è Danilo 75 da Loseto. Sì.
che dice che stasera si stravince. Pronti alla strabiliante scenografia, record di spettatori, San Nicola come Maracanà. San Nicola come il Maracanà. E tu forse no? Un'esperienza ce la puoi portare, perché tra un po' ci saranno i mondiali, quindi se non hai impegni tanto al circolo bocciofilo... Voglio subito chiarire una cosa. Sì, racconta. Non si dice mondiali, ma tutti lo dicono. Hai ragione, campionato mondiale. Mondiale, quanti mondiali si Hai gioca? Ragione, ma io purtroppo ti ho detto che ho la cultura con la Q, Enzo. Allora, tu che hai girato un po' il mondo, in giro per i social c'è una fotografia tua con un certo Pelé, con un microfono in mano. Ma è possibile? Ma eri te? No, era il mio socio. No, piuttosto raccontaci una cosa. Maracanà, San Nicola, record di spettatori. Tutto grazie a Gianluca Paparesta, ma tutto grazie a questi ragazzi, a questo direttore sportivo, a questa società nuova. Beh, Gianluca Paparesta non ha fatto che fare quello che bisognava fare in un momento di vuoto pneumatico assoluto. E questo è un grandissimo merito. Cioè il Bari stava cadendo, sarebbe caduto, ma non più nel vuoto, bensì in braccia accoglienti. E questo è un primo aspetto. Però il Bari, la cosa è anche accaduta perché i mataresi si sono disimpegnati. Io so che Igor Protti della vecchia proprietà ricorda, cioè porterà sempre un ricordo positivo, perché d'altronde erano anche altri anni. Grazie a Igor abbiamo vissuto degli anni straordinari e quasi ci siamo inglesizzati, perché nell'anno in cui Igor è andato via da capocannoniere della Serie A è stato il primo anno in cui il capocannoniere della Serie A era al soldo di una squadra che è retrocessa, quindi ci siamo un po' davvero britannizzati. Igor, che ricordo hai della vecchia proprietà e che aspettative hai sulla nuova, conoscendo Gianluca Paparesta che ti ha arbitrato in tante circostanze? Vabbè, io ovviamente il presidente Vincenzo continua a mantenere un buonissimo ricordo, abbiamo avuto un bellissimo rapporto nei 4 anni che sono stato a Bari, dispiaciuto ovviamente per l'epilogo, il modo soprattutto, poi dopo nella vita a volte forse anche è giusto che a un certo punto le situazioni possano cambiare e il fatto che Gianluca si sia impegnato così tanto in queste settimane, in questi mesi, per dare al Bari un futuro, ovviamente dimostra quale sia la sua voglia, il suo attaccamento e soprattutto ci tengo a sottolineare anche il fatto che da quando c'è stata l'acquisizione qualche giorno fa non si è cominciato a parlare dell'anno prossimo, di eventuali persone, anche della proprietà mi sembra che ancora non si sappia bene e condivido questo modo di fare perché oggi c'è da pensare veramente a chiudere un campionato che da essere 2 mesi fa un pericolo quasi veramente sia dal punto di vista della società di sparire ma anche dal punto di vista dei risultati perché il Bari 2 mesi fa era vicino alla zona play-out può diventare veramente un campionato dei miracoli se non dovesse diventare comunque sia grazie davvero a tutti questi ragazzi per quello che hanno fatto e stanno facendo. A suggellare quello che dice Igor Protti che di calcio e di Bari ne sa tanto vi porto le dichiarazioni virgolettate di Gianluca Paparesta. Ebbene sì, la nuova proprietà attraverso Gianluca dà una sorta di sprone prima della partita. Sono i piccoli cambiamenti che però fanno tanto. Iniziamo con stanotte non dormirò, il messaggio è di ieri sera, di venerdì sera, anzi giovedì sera. Ma nessuno di voi dormirà, ne sono sicuro, scrive l'azionista del Bari Football Club. Tutti penseremo ai brividi e alle emozioni che vivremo domani, cioè oggi, amici di Punto Football Club, a cominciare dallo spettacolo che voi stessi offrirete. Indomiti ed impareggiabili tifosi biancorossi. Stasera è prevista una coreografia mai eseguita nella storia del San Nicola. Tutti sogniamo un club moderno, caro Enzo, scrive Gianluca, all'avanguardia, composto da persone competenti e disponibili, capace di coinvolgere ogni appassionato in qualunque iniziativa. Prometto, conclude il presidente, a ciascuno di voi che faremo di tutto perché coloro che hanno creduto nel progetto Bari trasformino questo sogno in realtà. Abbiate fiducia e continuate ad essere orgogliosi della squadra della nostra città. Sembra quasi, lo dico a Enzo Foglianese e poi andiamo in pausa pubblicitaria per il Punto Football Spot, una riedizione di Steve Jobs in Stay Hungry, Stay Foolish. Cioè bisogna stare sul pezzo, fiduciosi. Come lui sotto porta. Quella camomilla che ho chiesto prima, cortesemente, con 2 gocce di Valium. Punto Football Club rientra tra un po' dopo il Punto Football Spot.